Ragazze, benvenute a questo nuovo video. Finalmente sono riuscita a dedicare del tempo a questo video perché continuavo a rimandare. Allora, questo qua è il video dei prodotti terminati del mese di novembre per quanto riguarda i beauty, quindi un bel sacchetto di prodotti. Oggi è il 1° dicembre, ho detto lo giro subito perché se no mi dilungo e non lo giro più. Sono messa in testa che avrei dovuto terminare tutti i prodotti che avevo in giro per la fine dell'anno e quindi mi sono impegnata e ce l'ho fatta. Allora, incominciamo subito. Allora, un prodotto che mi è piaciuto moltissimo, mi è durato anche tanto perché ce l'ho forse da luglio, è l'acqua micellare della Licia. Mi è piaciuta tantissimo, molto delicata sul viso, sugli occhi, pulisce molto bene la pelle, l'ho utilizzata tantissimo e l'ho trovata super delicata, quindi è un prodotto assolutamente promosso. Poi ho utilizzato questo bagnoschiuma della Pino Silvestre ed è soffio di talco, mi piace tantissimo, ve ne avevo già parlato, mi piace tantissimo anche il packaging di questo bagnoschiuma, è molto delicato, profumosissimo, un prodotto assolutamente promosso. Poi ho terminato la maschera in capelli della Omia all'olio di macadamia che io adoro ed è la crema che sto utilizzando tantissimo in questo periodo come impacco. Mi ha aiutato tantissimo anche questa a riprendere il capello dalla decolorazione. È un prodotto ottimo, l'ho usato in abbondanza in questo periodo per far riprendere i capelli, ma in realtà su un capello poco trattato ce n'è bisogno ben poca. Poi ho terminato questo sapone per le mani della Dermomed all'olio d'argan senza parabeni. È un prodotto molto buono, dedicato, mi è piaciuto tantissimo. Tra l'altro sono anche dei saponi molto economici. Avevo preso anche l'altro che mi sembra l'iris, il colore verde, no, il colore lilla, e mi è piaciuto tantissimo anche l'altro. Questo qua all'olio d'argan è veramente molto molto delicato, mi è piaciuto ed è promosso. Poi ho terminato sempre della Licia le salviette struccanti per pelli normali, idratanti, tonificanti. Mi è piaciuta moltissimo anche la salvietta. Devo dire che tra le salviette e l'acqua micellare, come prodotto eccezionale, nel senso molto molto buono, ho trovato molto più buona l'acqua micellare. La salvietta è buona, ma non è una delle migliori salviette struccanti, ecco. Però sono promosse. Poi ho terminato questo bagnoschiuma della Neutromed ai profumi di fiori di Monoi e contiene anche olio d'argan, molto profumoso. Questo qua in realtà è anche abbastanza estivo, però a me piace moltissimo la profumazione, quindi è un prodotto che quando lo trovo in offerta o comunque lo vedo lo riprendo volentieri perché mi piace molto. Promosso. Poi ho terminato questa mousse di acqua micellare della Botanica. È un prodotto che vendono da LD. Mi è piaciuta tantissimo. Devo dire che è un prodotto che non è delicatissimo nel contorno occhi, ma è buonissimo, pulisce molto molto bene la pelle, è molto schiumoso perché è una mousse schiumosa, dura tantissimo ed è un prodotto comunque biologico. Con bio, succo di aloe, di arancia e pompelmo, quindi insomma, avendo questi succhi di questi frutti qua sugli occhi, non è che sia molto delicato. Bisogna stare attenti nella zona contorno occhi, però è un prodotto assolutamente che mi è piaciuto tantissimo ed è ottimo. Promosso. Poi scusate, ho terminato e ho amato questo shampoo della Yves Rocher. È uno shampoo delicatissimo, è uno shampoo che ti permette di utilizzare pochissimo balsamo, pochissimo impacco perché lascia i capelli molto morbidi e molto facili da pettinare. Mi è piaciuto moltissimo, che non ci vedo, aiuto. Allora, lo shampoo è a base di Amamelis, dalle proprietà ammorbidenti provenienti dall'agricoltura biologica. È un prodotto validissimo, me l'hanno regalato e io riprendo molto volentieri. Promosso. Poi, ecco, questo qua è l'altro sapone che vi dicevo della Dermomed. È talco e iris. È ottimo, profumatissimo anche questo, delicato sulle mani
e entrambi mi sono piaciuti, quindi è un prodotto promosso. Poi ho terminato la crema idratante della Provenzale Bio, è la crema per peli normali miste, mi piace tantissimo, l'avevo già utilizzata diverse volte, mi piace moltissimo questa linea della Provenzali. È una crema molto molto leggera, quindi va bene, va molto molto bene per le peli normali e mista, come base per il trucco è ottima, mi piace tantissimo, è un prodotto promosso. Poi ho terminato questo profumo della Compagnia delle Indie, è un profumo alla vaniglia del Kerala, buonissimo. Sa proprio di vaniglia ed è molto intenso il profumo. Non è una vaniglia, almeno a mio avviso, non è una vaniglia che nausea, perché ci sono certe vaniglie che sono veramente insopportabili. È una vaniglia molto molto buona e mi è piaciuto tantissimo, quindi lo riprenderò. Promosso. Poi ho terminato sempre della Neutromed questo bagnoschiuma all'acqua di cocco, con l'estratto di cocco, molto molto fresco, buonissimissimo, e mi è piaciuto molto molto, e entrambi questi due bagnoschiuma li riprenderò volentieri perché sono ottimi. Tra l'altro Neutromed fa i prodotti molto molto delicati e quindi è un prodotto assolutamente promosso. Poi ho terminato queste salviette della Clinians, bocciatissime, non mi sono piaciute per niente. Vi dico la verità, non vedevo l'ora di terminarle perché secondo me erano poco imbevute e non struccavano bene, assolutamente. Tant'è vero che dopo aver passato la salvietta passavo l'acqua micellare perché avevo ancora degli residui di trucco. Tra l'altro facevo veramente tanta fatica a struccare gli occhi. Quindi è un prodotto assolutamente bocciatissimo. Poi ho terminato con le salviette intime che ho preso da Lidl. La marca si chiama Siempre, sono delle semplici salviette intime, è molto comoda l'apertura in questo modo, è molto comoda perché le salvaguarda e comunque le fa mantenere sempre belle fresche. È un prodotto che mi è piaciuto e sicuramente lo riprenderò. Promosso. Poi ho terminato questa crema della Omnia all'olio di jojoba e a mio avviso secondo me è veramente una delle migliori creme della Omnia, proprio super super nutriente. Per le mani molto molto secche è ideale, io ve la straconsiglio, l'ho già presa forse un 3 volte ed è ottima, quindi è un prodotto super promosso, sta arrivando Riccardo, quindi avremo anche lui. Ricky, vieni! Promossa! Ecco qua, arriva Riccardo, vieni amore, chiudi la porta che la mamma deve fare il video, chiudi! Arriva Riccardo, no, chiudi e l'apre, chiudi, chiudila! Bravo, vieni, chiudi, chiudi. Adesso arriva Riccardo. Vieni amore, vieni, vieni qua, vieni. Vuoi la mamma? Vieni. Ho terminato questi cristalli liquidi della Equilibra. È un prodotto che mi piace tantissimo. E praticamente è un mix di oli, olio di aloe, argan, germe di grano e semi di lino. È un prodotto assolutamente buonissimo, mi piace tantissimo, mi aiuta tantissimo a riprendermi i capelli e io ve l'ho detto già un sacco di volte. Grazie a questo prodotto sono riuscita a ritrovare, insomma, un po' di idratazione nel capello che avevo perso dopo aver fatto tutto quello che ho fatto, insomma. Quindi è un prodotto assolutamente promosso. Per quanto mi riguarda, rientra tra i miei prodotti top dell'anno. Sempre della Omnia ho terminato il siero viso all'olio d'argan, che questo qua è un siero che mi piace tantissimo, lo utilizzo come base per il trucco, lo utilizzo anche nel contorno occhi, è un prodotto buonissimo, super economico e ve lo consiglio tantissimo, l'ho già preso tantissime volte. Ho sporcato. Un bacino. Un bacino. Tu. Tutto graffiato. Tu. Tutto graffiato, a tu a me. E questo qua è un prodotto assolutamente promossissimo, mi piace tantissimo, l'ho già preso tantissime volte, ve lo consiglio. Ho terminato questo dentifricio dell'antica erboristeria, un prodotto che a me è sempre piaciuto, da tantissimi anni che lo utilizzo. Io uso tantissimi dentifrici diversi, però questo qua è economico ed è un buon dentifricio. Secondo me sbianca anche i denti. Promosso. Poi per finire, oh scusa amore, ho graffiato.
questo è tutto graffiato. Fa vedere a tutti cosa che ti ha fatto Cristian. La bua, fa vedere la bua Ricky. Sul nasino, vi siete graffiati. Fa vedere la bua. Dove l'hai fatta? Qua. Poi, per finire, ho terminato questo prodotto che è questo dentifricio della Zed, che è una marca che vendono dagli LD. Non è un dentifricio che riprenderò, non mi ha fatto particolarmente impazzire, quindi è un prodotto bocciato. Io l'ho preso perché mi trovavo là. In realtà, voi sapete che io vado dall'LD a prendere determinate cose, da Esselunga a prendere altre cose, da Lidl a prendere altre cose, quindi insomma giro un po' questi negozi e mi sono trovata là perché non avevo dentifrici, ma in realtà non è niente di che, quindi è un prodotto bocciato. Bene ragazze, anche il mese di novembre abbiamo terminato un sacco di prodotti, il mio sacchetto è finalmente bello che svuotato. Questo video è terminato, noi ci vediamo alla prossima, scusate se c'è anche Ricky ma sta facendo il bravo, quindi io vi mando un bacione e ci vediamo alla prossima, ciao! Ciao! Un bacino? Questo video è terminato, io vi mando un... Va? Bacione? Bacione? Vai! Manda bacione? Bacione? Mua! E noi ci vediamo alla prossima! Ciao! Bacino, bacino! No, a me! Dai, dai tu un bacino, un bacino, ma dai un bacino, se no piango, ma dai un bacino, ma dai un bacino, Vicky, devo girare un altro video io, eh. No, anche tu! Io Catto, catto.